cordiale saluto a tutti, carissimi amici. Oggi parleremo della scelta del canto di offertorio. Consiglio sempre di fare riferimento al foglietto della domenica, che può essere anche consultato online seguendo il link in descrizione. Nel foglietto della domenica sono contenuti anche suggerimenti per la scelta dei canti. Il canto di offertorio sottolinea l'offerta del pane e del vino, quindi il testo del canto deve rimandare necessariamente al rito dell'offerta e alla relativa transustanziazione del pane e del vino. Sorgono sempre problemi con questo canto, che a volte può essere o troppo corto o troppo lungo in relazione alla lunghezza del rito dell'offertorio. Quindi, per evitare che magari il canto sia troppo corto e che poi l'organista debba suonare per tanto tempo improvvisando in maniera rischiosissima, bisogna mettersi sempre d'accordo con il celebrante. In caso il canto d'offertorio non basti, ovviamente si ripete da capo. Se scegliamo invece un canto troppo lungo, il celebrante, terminato l'offertorio, dovrà restare in attesa che la corale termini il canto, e onestamente non è bello. In questa scheda ho riportato i canti di offertorio che utilizzo abitualmente.